Salve a tutti, eccoci qua in questo nuovo video. Il video di oggi, chiaramente, come avrete letto dal titolo, riguarda la notizia arrivata questa mattina in tutte le porte, diciamo, dei social del Cagliari Calcio, ovvero che Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari. La formula con cui arriva è un prestito con diritto di riscatto, favore appunto nostro, dei rossoblù, dall'Olympique Marsiglia. Cosa c'è da dire? Allora, io personalmente sono molto, molto, molto contento di questo arrivo, di questo acquisto da parte del Cagliari. Il calciatore sembrava diretto verso una nuova esperienza, un altro prestito di nuovo verso il Genoa, però il Cagliari non ha mai smesso, diciamo, di puntare sul calciatore olandese, non ha mai voluto, diciamo, abbandonare questa pista. Soprattutto ha sempre fatto leva sulla permanenza, ecco, di Rajan Nainggolan, che con cui Strootman, ecco, si è sentito e comunque c'ha ancora degli ottimi rapporti. Sono stati insieme chiaramente nella Roma per tanti anni. Quindi è stato proprio questo, ma sicuramente sarà stato anche, forse almeno secondo me, sarà stato sicuramente anche l'interessamento del Marsiglia per Simeone. Quindi penso che ci sarà, ecco, uno scambio di favori con il Marsiglia, quindi Simeone che andrà al Marsiglia e Strootman appunto che è venuto qua a Cagliari. Chiaramente sono due trattative separate, sia chiaro. Parlando quindi del giocatore, un giocatore che sinceramente mi piace tanto. Non stiamo parlando sicuramente di un goleador, non stiamo parlando di uno che ti risolve le partite da un punto di vista realizzativo, però è un calciatore di una grinta e di una voglia fuori dal comune, secondo me. Non è più chiaramente il Kevin Strootman di Roma, non è più quel giocatore, ecco, che ti fa anche ripartire l'azione, che ti fa, ecco, un po' più giovane, no? Adesso ha 31 anni, in classe 90, e chiaramente stiamo parlando di un calciatore esperto, di un calciatore comunque che però deve dare a Cagliari quella continuità e quella voglia che ci ha messo anche al Genoa. Nella stagione precedente Strootman sinceramente è stato un grandissimo giocatore, un artefice importante della salvezza del Genoa e sicuramente deve fare anche a Cagliari quello che ha fatto lì. Chiaramente, come ho detto prima, non è più lo Strootman di Roma, un calciatore che comunque anche a Roma ha avuto il suo bel da fare perché ha dovuto combattere con diversi infortuni, un giocatore che è sempre stato un po' di cristallo, ecco, soprattutto nelle stagioni precedenti. Poi nella stagione sia col Marsiglia ma anche nell'ultima col Genoa è stato abbastanza fuori da questi problemi, ecco. Parlando del ruolo, chiaramente lui interpreta chiaramente sia il ruolo di mediano ma anche il ruolo di centrocampista centrale da interno, ecco, davanti alla da centrocampista comunque da mezzala, ecco, può tranquillamente interpretare quel ruolo, quindi nello schieramento di semplici del 3-5-2 non ha chiaramente nessun problema a interpretare sia il ruolo davanti alla difesa ma anche chiaramente il ruolo di mezzala. Sarebbe perfetto, sinceramente, messo sul centro-sinistra. Parlando poi per altri dati, sì, più di 100 presenze in Serie A tra Roma e Genoa, che ne fanno comunque un calciatore molto esperto, più di 46 presenze anche con la maglia dell'Olanda, condite anche da 3 gol, e diverse anche presenze europee, chiaramente, sia con la Roma, ma anche con il Marsiglia. C'è da dire che Strootman è stato anche artefice della grande stagione della Roma in Champions League 17-18 con l'eliminazione del Barcellona all'Olimpico per 3-0 e poi la semifinale contro il Liverpool. Quindi un calciatore che ha vissuto anche periodi importanti, un calciatore che ha vissuto anche partite importanti e che deve portare quindi questa esperienza qua a Cagliari. Io sinceramente spero che si possa gestire al meglio questo giocatore. Ho già sentito comunque che ha già espresso, diciamo, che Nainggolan l'ha sentito, si sono sentiti, ha detto che non ha ancora firmato, ma sicuramente anche Nainggolan vuole tornare a giocare qui. Quindi se riusciamo a ricostruire questo centrocampo con Nainggolan e Strootman, con Marin anche, che sicuramente rimarrà, Nandez vedremo, c'è anche Rog, quindi si sta formando un centrocampo molto completo, soprattutto di diversi interpreti in grado di fare anche più ruoli. E questo centrocampo potrebbe diventare uno dei migliori, secondo me, d'Italia, perché, ragazzi, stiamo parlando di calciatori molto validi, perché Nainggolan, Strootman, sì, sono avanti con l'età, ma sono calciatori ancora validissimi. Rog è un calciatore molto valido, sperando che l'infortunio non l'abbia distrutto fisicamente.
Marin l'abbiamo visto la scorsa stagione, è un calciatore molto molto forte. Nandez, se andrà via, vedremo, però anche lui è fantastico. E poi comunque c'è anche De Jola, che in questo momento non si sa bene cosa voglia fare. In ogni caso, questo è il primo arrivo, diciamo, di Strootman, del primo arrivo ufficiale, il primo acquisto ufficiale della stagione del Cagliari, della campagna acquisti estiva, e cominciamo bene, diciamo, cominciamo abbastanza bene con un arrivo, sì, esperto, non particolarmente giovane, ma sicuramente un giocatore che può dare veramente tanto alla causa, per più sicuramente di una salvezza tranquilla. Ecco, Strootman, io penso che venga qui non solo per salvarci, ma anche per dare una mano a crescere. Ok? Può ancora dare tanto. E niente, questo era il mio parere su Kevin Strootman, ma fatemi sapere la vostra, chiaramente, sul calciatore olandese. Io vi saluto, forza, cast du sempre, e ciao ciao.